Un saluto cari amici di Extreme Hardware, in questa video recensione parleremo del DSM 4.3, ovvero il sistema operativo che muove i NAS prodotti da Synology. Lo abbiamo fatto per i sistemi operativi di QNAP e di ASUSTOR e ci sembra doveroso farlo anche per quest'ottimo sistema operativo. Lo faremo attraverso un Synology DS214 Play, del quale uscirà anche la recensione. Potete trovare il link all'indirizzo qua sotto. E andiamo quindi a vedere tutte le varie funzionalità di questo sistema operativo. Io sarò sempre nell'angolino in basso per mostrarvi tutte quante le funzioni. Inseriamo dunque l'indirizzo IP nella barra degli indirizzi appunto del nostro browser. Ci troviamo di fronte alla pagina d'accesso del DSM. Inseriamo le credenziali per l'accesso. Noi abbiamo lasciato admin e nessuna password per comodità. Ci troviamo di fronte quindi al desktop del nostro DSM. Synology è stata la prima azienda a introdurre per i NAS un'interfaccia grafica user friendly simile a quella dei sistemi operativi a quali siamo abituati. C'è subito un messaggio di benvenuto con una panoramica di tutte quelle che sono le varie funzionalità, ma noi la skippiamo perché tanto le vediamo e andiamo ad analizzare il desktop. Ora è molto molto simile a quello al quale appunto siamo abituati. Troviamo nella pagina principale, nel desktop, le varie icone che ovviamente possiamo anche aggiungere relative a varie funzionalità che il prodotto ci offre. Abbiamo il File Station per visualizzare tutte le cartelle condivise e i file contenuti in esse, il pannello di controllo per tutti i settaggi, il centro pacchetti per installare o rimuovere le varie applicazioni del nostro NAS. Abbiamo la guida DSM che è un ottimo help ed è un ottimo appunto guida per tutte le varie funzionalità del nostro NAS, e la via veloce che non è nient'altro che la schermata che abbiamo già visto, che è quella lì di benvenuto. Troviamo poi in alto una barra. La barra è molto comoda per la gestione di multifinestre. Possiamo aprire quindi più finestre, più applicazioni e gestirle dalla barra, esattamente come facciamo con la barra di Windows. Abbiamo anche qui uno start che ci permette di raggiungere tutte le varie applicazioni e i vari settaggi del nostro DSM, del nostro NAS. E altra cosa comoda, sulla destra potete notare che ci sono dei widget che ci permettono di monitorare in tempo live tutta l'attività del sistema, quindi il consumo della CPU, della RAM, la banda di rete. Abbiamo tutto il log degli eventi, eccetera, eccetera, e anche uno stato del sistema. In alto abbiamo le varie opzioni per uscire dal sistema, eccetera, eccetera. Abbiamo le notifiche degli eventi appunto di sistema e quant'altro. Abbiamo la possibilità ovviamente di modificare lo sfondo e quant'altro, ma andiamo a vedere quelle che sono gli aspetti principali, e lo facciamo partendo dal pannello di controllo, che è la schermata principale, diciamo, di un NAS, di un prodotto, perché ci permette appunto di settare tutte quante le impostazioni. Abbiamo una marea veramente di servizi e vari settaggi che possiamo andare a toccare, partendo dai vari protocolli che possiamo utilizzare, e quindi i vari servizi. Abbiamo il servizio Win, il servizio Mac, l'NFS, che sono tutti i protocolli che possiamo utilizzare per poter accedere al nostro NAS. Abbiamo l'FTP, abbiamo l'FTP in versione sicura, quindi l'FTPS, SFTP e quant'altro. Abbiamo veramente una mareata di opzioni. Possiamo abilitare il web DAV,
e modificare le varie impostazioni relative appunto al web DAV. Ci sono ovviamente le impostazioni utente e le impostazioni gruppo, che sono molto simili. Abbiamo quindi la possibilità di creare o modificare ed eliminare degli utenti. Possiamo fare delle quote degli utenti, quindi ovvero se abbiamo per esempio un tera di spazio, possiamo decidere di suddividerlo in percentuale uguale per ogni utente o non uguale, come ci viene più comodo. Possiamo creare, modificare, cambiare i privilegi delle cartelle, quindi queste sono tutte le cartelle condivise che ci sono all'interno del nostro NAS. E poi c'è il servizio directory con l'LDAP che possiamo abilitare o disabilitare. Poi ci sono tutti i vari servizi di rete, ancora quindi abilitare il web station che permette appunto di hostare all'interno del proprio NAS un sito internet, quindi si viene a creare una directory www che è quella che ci permette appunto di dove inseriremo tutti i nostri file per creare il nostro sito web, e se abbiamo bisogno anche di un database abbiamo l'abilitazione della funzione MySQL. Abbiamo poi il servizio HTTP addizionale che ci permette di accedere alla pagina Photo Station e al web station anche attraverso un'altra porta e non la classica porta 80. Abbiamo la funzionalità del DDNS che ci permette di accedere al NAS anche da posizioni esterne alla rete. Abbiamo la funzione Quick Connect, c'è veramente una mareata di funzioni, configurazioni sul router sempre per chiedere un indirizzo IP statico o comunque impostare il nostro router per un accesso diretto e quindi un forwarding all'interno per accedere dall'esterno all'interno del nostro NAS e quindi all'interno della nostra rete. Abbiamo le impostazioni sui firewall, possiamo bloccare automaticamente gli indirizzi IP. Possiamo scegliere se bloccare determinati indirizzi IP, scegliere dopo quanti tentativi falliti di accesso bloccare un determinato indirizzo IP o quello che sta appunto cercando di entrare ma non riesce. Possiamo abilitare le funzioni di Telnet SSH, eccetera, eccetera. Poi andando avanti ci sono le varie impostazioni di sistema. Nelle varie impostazioni di sistema, partendo dalla rete, abbiamo la possibilità di scegliere il nome del server, in questo caso Disk Station, che è quello standard. Abbiamo le impostazioni relative all'indirizzo IP, quindi al gateway e ai DNS e quant'altro. Possiamo impostare manualmente o utilizzare il DHCP per quanto riguarda le impostazioni appunto di rete, oppure abilitare un tunneling con il protocollo IPv6. Ci sono poi le varie impostazioni del DSM in sé, quindi quelle che sono relative a sfondo, loghi, eccetera, eccetera. Possiamo decidere le porte predefinite per l'ingresso attraverso HTTP e HTTPS. Possiamo impostare un timer di disconnessione automatica, ma ci sono veramente una valanga di opzioni. Andando avanti abbiamo le opzioni regionali che non stiamo neanche a vederle perché sono ora, fuso orario, lingua, le varie funzioni di notifica, queste sono molto importanti soprattutto per un'azienda o comunque se abbiamo il NAS in condivisione con anche altre persone che magari lavorano con noi, eccetera, eccetera. Se qualsiasi cosa succedesse al NAS possiamo decidere, qua c'è l'elenco immenso dei vari motivi per i quali noi possiamo ricevere una notifica. C'è veramente l'imbarazzo della scelta. Possiamo ricevere una notifica per qualsiasi evento che si verifica all'interno del nostro NAS che qualcuno ovviamente fa verificare. Possiamo ricevere quindi la notifica attraverso l'email, attraverso l'SMS, oppure ci sono notifiche via cellulare, via servizio Windows Live Messenger che Messenger è andato, però vabbè, abbiamo quelle di Skype andando ed è importantissimo. Andiamo avanti, ci sono varie funzioni hardware come per esempio il Wake Online,
e quindi la possibilità di accendere il NAS con un impulso sulla rete, la velocità della ventola, il promemoria acustico, il cicalino all'interno del NAS, possiamo decidere quando farlo suonare e per quali motivi farlo suonare. Ci sono funzioni relative all'UPS, possiamo programmare un'accensione, una sospensione, uno spegnimento dell'hard disk e del NAS stesso, ogni quanto far sospendere gli hard disk. C'è veramente l'imbarazzo della scelta, dispositivi e stampanti. Attacchiamo una stampante e possiamo settare delle impostazioni sulla stampante, sulla copia al volo attraverso le chiavette USB o il lettore di schede SD che sono presenti in questo caso nel DS214 Play che stiamo utilizzando. Ci sono varie funzioni Bluetooth, se abbiamo un adattatore Bluetooth possiamo appunto utilizzare anch'esso per lo scambio di dati. Abbiamo la possibilità di ripristinare ovviamente le funzioni di fabbrica, possiamo aggiornare il DSM, la 4.3 che stiamo guardando noi è attualmente l'ultima versione disponibile. Poi andando avanti ci sono delle altre funzioni che sono molto interessanti, che sono per esempio i privilegi di applicazione che permettono ad un determinato utente di utilizzare una determinata applicazione, ovvero noi possiamo scegliere un'applicazione, decidere quale utente utilizzare quell'applicazione e viceversa possiamo scegliere un utente e decidere quali applicazioni fargli utilizzare. Abbiamo poi il syslog che non è nient'altro che appunto un client syslog che ci permette di salvare tutto il log di tutto quello che succede all'interno del nostro sistema e che il nostro sistema fa. Abbiamo la possibilità di creare una VPN, abbiamo poi il servizio di indicizzazione multimediale. In cosa consiste? Praticamente questo sistema ha la capacità di cercare tutti i file multimediali all'interno del nostro NAS e creare un'indicizzazione di tutti quelli che sono appunto i file multimediali e creare una biblioteca multimediale. Andando avanti, vedendo le ultime cose, possiamo effettuare ovviamente i backup di rete, quindi sopra un altro, cioè verso un altro Synology, verso un altro NAS, un'altra posizione esterna, possiamo utilizzare anche il servizio time backup e quant'altro. Vabbè, c'è utilità di pianificazione che permette di pianificare un evento relativo, magari appunto qua c'era l'attività del cestino, ovvero ogni quanto svuotare i cestini, eccetera, eccetera. Vabbè, sono tutte cose chiare che poi comunque potete vedere una volta se avete il prodotto è molto molto chiaro. Quindi il pannello di controllo abbiamo visto che è l'anima, è quello che ci permette di abilitare tutte le varie funzioni e impostare tutti i vari settaggi del nostro sistema. Andando avanti invece troviamo il File Station che non è nient'altro che un esplora risorse. Noi abbiamo la possibilità quindi di creare, modificare, cancellare cartelle condivise e ovviamente anche file. Possiamo comprimere cartelle intere o file in formato zip. Possiamo modificare le proprietà di accesso a questi file, se sono file soltanto in lettura o possiamo leggere e modificare i file. Ci sono anche le opzioni di relative agli utenti, quindi i privilegi che hanno gli utenti nei confronti di cartelle e file e quant'altro. Non sto a dilungarmi su questa funzione perché è la classica funzione molto molto ricca rispetto a moltissimi NAS che abbiamo visto. Ci permette appunto di fare numerosissime operazione, ma sempre sui file. Abbiamo la gestione dell'archiviazione,
che non è nient'altro che appunto la gestione dei dischi che abbiamo all'interno del nostro NAS. Abbiamo la possibilità di effettuare, in base a quanti bay ha il nostro NAS, possiamo effettuare un RAID 0 piuttosto che un RAID 1, RAID 5, 6, poi questo appunto in base al NAS che abbiamo per le mani. Possiamo quindi creare e eliminare volumi, possiamo vedere lo status di un disco, dei dischi, la temperatura, eccetera, eccetera, possiamo rilevare le informazioni appunto sul disco, fare dei check sul disco, eccetera, eccetera. Andiamo avanti, abbiamo di nuovo backup e ripristino che non è nient'altro che una scorciatoia per quanto già visto. Ora andiamo sul centro pacchetti. Il centro pacchetti è un altro degli aspetti fondamentali di questo sistema o di questo mondo che è quello del DSM di Synology, ovvero abbiamo la possibilità di installare una marea di applicazioni all'interno del nostro NAS. Sono applicazioni che vanno dall'antivirus, esempio, fino a l'installazione di WordPress piuttosto che installare una video station oppure il Surveillance Station che ci permette di trasformare il nostro NAS in un centro di sorveglianza con delle camere IP. L'installazione di un'applicazione molto semplice. In alcuni casi bisogna registrarsi sul sito di Synology per poter downloadare, un'operazione semplicissima, per poter downloadare appunto questi software. Altrimenti, per quelli che non ne hanno bisogno, tipo il video station che sto scaricando, basta cliccare su installa e il sistema farà tutto automaticamente. Scaricherà come sta facendo l'applicazione e poi provvederà ad installarla per poi poterla utilizzare. Ora sta facendo l'installazione. Abbiamo qui la possibilità di visualizzare tutte quelle che sono le applicazioni, quindi abbiamo anche l'iTunes Server, eccetera, eccetera. Altrimenti possiamo suddividere. Ecco, vedete, mi ha installato il video station e me l'ha messo direttamente nel menu di start. Veramente più comodo di così non si può. Abbiamo appunto tutto suddiviso per le varie categorie, utilità, eccetera, eccetera. Questo è veramente un aspetto fortissimo, primario e importante di quello che è il DSM. Andiamo dunque avanti. Abbiamo la EZ Internet che ci permette, è come anche in questo caso un wizard che ci permette di impostare l'accesso remoto, da posizione remota esterna, quindi alla rete al nostro NAS. Poi abbiamo il controllo risorse che è un task manager molto molto dettagliato, ci permette attraverso appunto grafici di monitorare l'andamento del sistema, quindi l'utilizzo della CPU, l'utilizzo della memoria, del disco, se abbiamo dei volumi ECSI, ESCSI, scusate, l'ho detto in maniera veloce, mi sono inchiodato. Possiamo vedere l'elenco di tutti i processi, l'utilizzo della CPU per ogni processo e della memoria, per ogni processo, quali sono gli utenti collegati. Possiamo vedere poi tutte le varie impostazioni avanzate, vedere e anche vedere ogni quanto poi aggiornare i grafici, tutte queste cose qui. Molto utile anche in quel caso. Abbiamo le informazioni di sistema, che è un sunto di tutte quelle che sono appunto le impostazioni e le informazioni del sistema, quindi la velocità della CPU, quanti core ha la CPU, quanti mega, che versione del DSM abbiamo, da quanto tempo è acceso e quant'altro. Stesse cose su quanto riguarda la rete, quindi le impostazioni che abbiamo noi scelto, quindi in questo caso abbiamo un DHCP con il DNS e quant'altro, anche l'archiviazione, stessa cosa. Quali servizi abbiamo abilitati e quali abbiamo disabilitati e quant'altro. Adesso, ok, chiudiamo, andiamo avanti. Registramenti di sistema non lo faccio vedere perché vabbè, lo faccio vedere. È appunto un elenco di tutto quello che è un log di quello che succede all'interno del sistema.
eccetera, eccetera, che è molto comodo nel caso andasse storto qualcosa, possiamo risalire a ciò che è successo e quindi a quello che il sistema stava facendo. Andiamo nella guida. Ora, questo è un aspetto che in moltissimi casi, in moltissimi NAS che abbiamo visto, è sottovalutato, ma è veramente un'opera d'arte questa guida, veramente. I NAS sono, in questo caso, è un oggetto che non è, chiudiamo questo avviso, non sono molto difficili da utilizzare, soprattutto in questo caso perché veramente l'interfaccia grafica aiuta tantissimo. Però ci sono c'è una terminologia e ci sono delle funzioni che sono in molti casi molto avanzate, quindi magari non tutti gli utenti riescono a capire al volo qual è la funzione di un servizio, oppure cosa vuol dire una determinata parola o un termine che magari si rivela essere tecnico. Nella guida DSM abbiamo qualsiasi spiegazione ad ogni nostro dubbio. La guida è, a parte ricca di link al sito dei Sinology, al forum, eccetera, eccetera, al supporto tecnico, quindi abbiamo la possibilità anche di un supporto esterno, ma il supporto interno è veramente eccezionale, perché ogni sottomenu spiega tutte le varie funzioni che il nostro NAS ci mette a disposizione. Quindi entrando nel pannello di controllo, per esempio, e andando in servizio di rete, abbiamo tutto quello che ci serve per capire una determinata funzione, ed è spiegato in maniera eccezionale, senza lasciare nessun dubbio sotto nessun punto di vista. E questo è veramente un aspetto che è molto sottovalutato da molte aziende, ma che invece Synology è riuscita ad enfatizzare e a rendere al meglio, ma veramente al meglio. Anzi, addirittura, se ci fate caso del video, noi abbiamo installato due applicazioni aggiuntive a quelle che ci sono di base, ovvero Server Media e il Video Station. All'interno della guida DSM vengono aggiunte anche le guide relative alle applicazioni che noi andiamo ad installare. Vedete che abbiamo le varie categorie, video, registrazione TV, eccetera, eccetera, per la Video Station, e stessa cosa per il Server Media, ed è una cosa veramente incredibile. È un voto 10, anzi 5 per il nostro sito, perché va su 5 su 5, al DSM, che è veramente alla guida DSM, che è veramente eccezionale, ma anche il DSM in generale si beccherà un 5 su 5. Abbiamo quindi di nuovo l'avvio veloce, e poi abbiamo le varie applicazioni che abbiamo installato. Server Media, in questo caso possiamo scegliere addirittura la lingua da quello che vediamo. Video Station, stessa cosa. Adesso non posso stare a farvi vedere tutte quante le applicazioni perché sono veramente numerose, però noi apriamo un'applicazione, abbiamo la possibilità di, in questo caso, indicizzare tutte quelle che sono i nostri file multimediali e utilizzare questo prodotto per vedere video o streamare addirittura video, perché vedremo poi che almeno nel caso del DS214 Play, le prestazioni sono veramente molto molto elevate e ci permettono uno stream semplice e veloce, senza intoppi, senza problemi. Questo era dunque il DSM 4.3 prodotto da Synology per i propri NAS. Come avete potuto vedere, è un sistema operativo estremamente ricco di contenuti. Ci sono servizi in quantità, c'è un help e una guida per qualsiasi tipo di problema che voi abbiate. Potete consultarla e troverete la risposta a qualsiasi dubbio, perché è fatta veramente in maniera eccezionale. È molto chiara, è user friendly, è molto colorata, è completamente personalizzabile, potete cambiare lo sfondo e quant'altro, ed è appunto soprattutto ricca, ricca, ricca di contenuti. Detto questo, per noi è veramente il top che potete trovare in questo momento per quanto riguarda la gestione di un NAS. Si becca un 5 su 5 per quanto mi riguarda. Colgo l'occasione per ricordarvi di iscrivervi al nostro canale su YouTube per poter partecipare anche all'estrazione di un controller Lamptron CW611 facente parte del nostro contest. Andate sul nostro sito e sul nostro forum extremehardware.com per poter partecipare anche volendo anche ad altri contest che
che troverete sul sito e per seguire le nostre varie recensioni e i nostri articoli. Detto questo, vi auguro buone feste, buon Natale da parte mia e da parte di tutta la redazione di Extreme Hardware. Un saluto.